Allo spuntare del giorno, la dea Aurora saliva su un carro trainato da cavalli alati e solcava il cielo per annunciare il prossimo arrivo della luce del sole. È proprio dalla mitologia che trae origine il nome di Casa Aurora. La casa di emergenza, nata dalla stretta collaborazione tra il centro Nanche e il comune di Città Sant'Angelo col supporto di associazioni e imprese. Casa Aurora, presentata presso il teatro comunale di Città Sant'Angelo, risponde al bisogno di allontanamento da casa delle donne che subiscono violenza e dei loro figli. Come spiega al nostro microfono Doriana Gagliardone, responsabile di Casa Aurora. La casa in realtà è un tassello fondamentale da quando c'è stata la riforma della procedura penale col codice rosso, l'introduzione del codice rosso. Devo dire che le richieste, le sollecitazioni, principalmente delle forze dell'ordine, sono state notevoli. Quindi un po' ci si è messa anche la pandemia di mezzo, le donne hanno richiamato i centri, hanno fatto richieste per la prima volta, quindi gli allontanamenti sono aumentati più che raddoppiati, devo dire, dal 2020, poi da maggio 2020 principalmente. E quindi è fondamentale avere un luogo accogliente, sicuro, dove in realtà le donne si possono un attimo fermare e riflettere su cosa vogliono fare nell'immediato, perché la casa comunque ospita al massimo per 30 giorni, proprio il tempo utile per poi definire un passaggio successivo. Non è una casa destinata all'autonomia, principalmente le donne nell'immediato dell'urgenza vanno, si recano dalle forze dell'ordine. Quindi sono stati loro che direttamente ci hanno contattato dicendo che lì c'era la donna con i minori che non poteva rientrare in casa per motivi di sicurezza e incolumità personale, se potevamo dare una mano per collocarla. Quindi effettivamente la vera sinergia è con procura, forze dell'ordine. Poi comunque una volta entrata la donna con noi in qualche maniera facciamo dei colloqui di ingresso, colloqui iniziali per definire con lei cosa, che risorse ha, cosa vuole fare principalmente e soprattutto le spieghiamo cosa significa aver fatto querela in qualche modo, cioè l'iter che poi sia una denuncia d'ufficio o una querela di parte, l'iter che si innesca, perché purtroppo le donne pensano che con la denuncia in qualche maniera hanno risolto, poi non saranno più coinvolte. Quindi è fondamentale informarle proprio anche dal punto di vista giuridico e da lì capiscono effettivamente la mole del portato che ha questa denuncia e di che cosa vogliono fare per sé e per i figli, perché non dimentichiamo che i minori sono una grande preoccupazione per le donne, per le mamme. Matteo Perazzetti, sindaco del comune di Città Sant'Angelo, in che modo siete stati coinvolti? Noi abbiamo voluto fortemente, abbiamo aperto questa collaborazione con l'associazione Ananche proprio per creare, per generare una nuova casa di accoglienza all'interno del nostro comune. Lo abbiamo voluto rifunzionalizzando un edificio del comune che non era utilizzato già da tantissimi anni e quindi abbiamo voluto ridare nuova vita e una vita sociale a questa struttura che oggi servirà le purtroppo donne che sono vittime di quella piaga sociale che esiste ancora oggi. Il progetto nasce dalla collaborazione di enti ma anche di privati. Sì, è proprio questa partnership tra pubblico e privato, regione, comune, associazione Ananche, Ikea che ha fornito gli arredamenti interni, la Delfino Onlus ed infine la Mixo che ha voluto investire in questo progetto.